Buonasera, vivo della nazione, sì? Scusate per l'italiano, noi siamo di Argentina, Buenos Aires, bailarines de tango. Buonasera, Lido della Nazione! Mio fratello non sa perché si chiama così questo paese. Sai perché? Perché tutte le strade delle vie hanno il nome di una nazione. Argentina, dove la via della Nazione dell'Argentina? Dove? Qua? Nessuno sa dove l'Argentina. L'Argentina è al sud. Al sud, no, non è Africa, America. America Latina, va bene. Questa è una tradizione nostra di imparare a ballare il tango argentino tra uomini. Non pensate che solo balliamo tra di noi, va bene. Adesso facciamo una milonga. È dentro del cenno del tango, è un altro ritmo, sì? Allora, mio amico, il prossimo tango sarà una milonga. Reliquias porteñas, traccia numero 2. A ver, haciendo palma. Mi tocca a me. Buonasera, Lido delle Nazioni! Va bene, basta. Fa caldo qua sopra, eh? Vi raccontiamo una storia. Una storia che ha più di 100 anni. Racconta la storia. Bene, mio fratello si ricorda questa storia. Il nostro bisnonno era qua d'Italia. 100 anni fa si è andato in Argentina. E 101 anni dopo noi siamo tornati ballando il tango. Questa cultura che si fa in Argentina oggi è moda in tutto il mondo. C'è scuola di ballo dove uno può imparare questa danza meravigliosa del tango. C'è qualcuno che balla il tango noi qua? Non abbiamo avuto la fortuna di trovare nessuna compagna. Lei balla tango, signora? No.
sempre c'è un problema che noi non possiamo trovare la compagnia, o che può, basta, perché guarda, mio fratello, voi non sapete, però è di 1,94 m, lunghissimo, sì? Allora, io abbiamo fatto una milonga, ora faremo un tango, che quiere essere, ma la Junta o Candelo in Paris? C'è uno che finisce con una cosa strana, una roba strana. Io voglio che voi lo guardate con molta attenzione, perché è molto difficile. Questo è un danza della morte quasi, eh? Ok? Le ringrazio tanto di sua presenza, aspettiamo al prossimo spettacolo e adesso facciamo la traccia numero 3, Canaro in Paris. Muchas gracias. Muchas gracias, Lido de la Nación. Gracias, veramente. Gracias. Gracias, Guillermo. Guillermo de Facio, Enrique de Facio, dos hermanos, Macana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. 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 No, no, state pure qua. Buonasera, donazioni. Guardateli, sono tutti vostri. Los hermanos Macana, eccoli qua. Li sentite gli applausi? Dalla Croazia. Dalla Croazia. Allora, conosciamoli un attimo. Enrique. Guillermo. Che poi è Guglielmo. Giusto? Allora, io ne approfitto, state qua con noi perché comunque avete aperto questa Notte Rosa, venerdì 5 luglio 2013, Notte Rosa 2013 qui a Lido delle Nazioni, ma dobbiamo dirlo perché la Notte Rosa c'è, è l'evento, il carnevale dell'estate, voi è la prima volta che venite qui a Lido delle Nazioni, è la prima volta che venite a Ferrara, in provincia di Ferrara, e allora vogliamo salutare un po' tutti quelli che sono i protagonisti e che offrono questo spettacolo sui 120 km di costa che vanno dal Lido di Volano fino giù a Cattolica. Li vogliamo con noi, visto che giochiamo in casa, allora salutiamo subito la PT regionale Emilia Romagna e poi la provincia di Ferrara, il comune di Comacchio. Abbiamo qua con noi il sindaco del comune di Comacchio, Marco Fabbri. Dove sei, Marco? Eccolo. Buonasera Marco, benvenuto, siamo a casa tua, io intanto continuo a presentare perché saremo tutti qui sul palco e poi vi ho detto, siamo ai Lidi Comacchiesi, siamo al Lido delle Nazioni, ma abbiamo anche la Notte Rosa è qui e fa parte anche di un progetto che si sono tutte queste istituzioni, ma anche il consorzio del Lido delle Nazioni. Abbiamo qui con noi il presidente Ottavio Ratti. E dopo aver presentato le varie istituzioni, io vorrei allacciarmi un attimo a Marco, perché lui è il padrone di casa, vorrei presentare anche due tuoi collaboratori. Presentiamo subito l'assessore al turismo, Sergio Provasi. Eccolo qua. Buonasera Sergio.
E poi direi che abbiamo dimenticato forse un po' quella che è l'anima dello spettacolo, di questi spettacoli che ormai da diversi anni si tengono qui alle Due Nazioni. Io voglio un grande applauso perché oltre alle istituzioni la direzione artistica è sua. Paolo Abili di New Star Production Milano. Buonasera Paolo. Allora guarda quanta bella gente che c'è qua davanti, come sempre l'Inno delle Nazioni, possiamo dirlo, numero uno fra i sette lidi, possiamo dirlo? vai, spendo questa piccola parola. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, vogliamo salutare anche tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Notte Rosa, ovvero i nostri sponsor: Hotel Quadrifoglio, Hotel Bussola, Frisitoria Lo Scoglio, Sisi Supermercati Italiani, poi ancora Tomasi Tourism, Tomasi Case e Leone Bianco, Terme Oasis e Camping Tahiti. Io credo di non aver dimenticato nessuno. A questo punto passo il microfono a Marco per il prego. Sì, adesso lo chiamo perché non l'avevo visto. No, ti vogliono anche te, perché sei anche te l'artefice di tutto questo, eh? Vicepresidente, vieni, vicepresidente del consorzio, è arrivato in questo momento Alberto Guglietti, eccolo qua. Bene, ci siamo tutti? Marco, a te il microfono per il saluto e l'apertura ufficiale di questa Notte Rosa 2013, che ricordiamo continua anche domani, tra l'altro, su questo palco. Sì, un buonasera a tutti e soprattutto una buona notte rosa a tutti. Chiaro che parlare dopo questa esibizione fantastica dei Los Hermanos, che ringraziamo perché davvero siete stati fantastici. Quindi un applauso fortissimo a tutti. Naturalmente io mi associo ai ringraziamenti, perché l'amministrazione comunale, senza il consorzio, senza la New Star Production, quindi ringraziamo davvero Paolo Abile che ci ha messo davvero l'anima per questa manifestazione, e senza tutti gli sponsor che hanno contribuito anche finanziariamente non ce l'avrebbe fatta a organizzare qui questo evento. Quindi un grazie davvero, perché chi di mestiere fa altro ci ha messo del tempo suo, e quindi un applauso fortissimo sia al presidente che al vicepresidente. Dopodiché io mi sento di spingermi oltre, perché questa davvero è la più bella notte rosa di tutta la Riviera, perché gli ospiti sono fantastici. Domani si proseguirà, questa sera ci sarà tra l'altro Giuliano Palma, che davvero farà ballare tutti. Quindi un applauso fortissimo a Giuliano Palma, che farà ballare anche pari della pubblica illuminazione, quindi davvero. E soprattutto il mio monito è soprattutto per i giovani, perché noi quest'anno abbiamo investito tantissimo sulla sicurezza. Da quest'anno c'è attivo un trasporto di costa che da Lido Spina va fino a Lido di Divolano. Quindi chiedo davvero a tutti i giovani, visto che questa deve essere una festa, di utilizzare il trasporto pubblico. Quindi ci sta che questa sera si possa anche bere un bicchiere in più, però lasciamo le auto dove sono e andiamo con l'autobus in tutta sicurezza. Quindi questo è davvero il monito dell'amministrazione. Io quindi ringrazio voi che, come al solito, Più Nazioni siete fantastici e rispondete così, sempre in tanti, quindi un grazie davvero. E ringraziamo il padrone di casa, ovvero il sindaco di Comacchio Marco Fabri, e io passo la parola subito, visto che siamo in una zona turistica e ci sono tantissimi turisti qua davanti, non solo proprietari di case ma anche di altre regioni che hanno voluto passare il venerdì la Notte Rosa qua con noi, passo la parola all'assessore al turismo Sergio Provasi. Buonasera a tutti, buonasera. Io per primo vorrei ringraziare voi, vorrei fare l'applauso noi a voi, perché senza di voi noi non saremmo qui a far niente. Grazie per essere qua in tanti. Ricordo tra l'altro che Giuliano Palma si esibirà e ci sarà un ospite eccezionale, Gino Paolo, che interverrà durante il concerto, e quindi questo dà ancora maggiore prestigio alla nostra serata. E io spero, insomma, mi auguro anche a tutte le persone che vedo fino là in fondo al molo del Lido delle Nazioni. Io non la tengo lunga perché l'attesa immagino sia tanta, e quindi vi ringrazio ancora, grazie di essere qui,
e il prossimo anno non so se riusciremo a fare una cosa come quella di quest'anno. Grazie Assessore, e noi chiudiamo con il Consorzio delle Nazioni. Prego Ottavio, vieni qua. Ricordiamo, ne approfitto per, con Ottavio qui di fianco, perché alla fine del concerto, Ottavio, sul Molo cosa ci saranno? Ci sarà un grandissimo spettacolo pirotecnico. Dunque, è passato un anno, sempre ieri che eravamo qui sul palco, purtroppo è già passato un anno. Un anno che noi non siamo stati fermi, perché pensate, per organizzare un evento del genere, la Paola, che ringrazio perché ci mette veramente l'anima, come avete visto, lo spettacolo che avete visto in apertura, in genere, in originale non era previsto, ma a Paola è riuscito a portare anche questo duo di tango. Dicevo che è passato un anno e come solito vi ringrazio di essere qui anche questa sera, molto numerosi, come vedo adesso ho la luce in faccia, ma vedo fino là in fondo, perché non li conto perché sono troppi. Comunque si è alzato un braccio, tutti possiamo anche contarli, scherzo. Comunque grazie veramente di cuore, ringrazio l'amministrazione comunale che anche quest'anno ha creduto in noi e ci ha assegnato il concerto per la Notte Rosa. Ringrazio come al solito anche quest'anno tutte le forze dell'ordine che con la sua presenza, come ogni anno, tenendo conto, insomma, non è successo mai niente, perciò anche quest'anno speriamo che vada tutto liscio. Ringrazio anche la Croce Rossa, speriamo che non ci sia bisogno. No, niente più, i Vigili del Fuoco, non ce n'è bisogno. Ringrazio anch'io il duo che ci ha regalato questo bellissimo spettacolo, non vi rubo altro tempo perché siete impazienti di proseguire con la serata. Grazie. E Ottavio Natti, e allora Paola, noi diamo il via alla serata, che ne dite? Io voglio un grande, grandissimo applauso per tutti loro, perché grazie a loro questa serata vi è stata offerta e vi continuerà anche domani sera. Vi ricordiamo, domani sera su questo palco tantissimi altri ospiti, ma adesso il palco è tutto per